Wow ragazzi e bentornati nel rapporto di Stato Casa Base, questa volta del 26 febbraio 2020. Salve comandanti, rieccoci con un nuovo rapporto di Stato Casa Base. Date un'occhiata ai contenuti in arrivo questa settimana su Fortnite Salva il Mondo. Attenzione attenzione, rullo di tamburi, finalmente Cassandra Lynx. A grande richiesta, eccola qua. Il suo vantaggio standard, usare tempesta di kunai, permette di fluttuare per 4 secondi. Aumenta del 40% i danni durante il volo. Il suo vantaggio comandante, invece, identico, fluttuare per 4 secondi, aumenta del 140% i danni durante il volo. Acquistandola però otterrete anche il vantaggio squadra relativo a Lynx, fonte di bioenergia. Forse tutti voi vi siete dimenticati, ma fonte di bioenergia è veramente veramente utile per Sara anticoccole. Per ogni eroe con 3 o più stelle, recuperi scudo pari allo 0,2% dell'energia persa. Ciò vuol dire che con una build tipo Sara anticoccole, dove andiamo a riprendere comunque l'energia in base alle uccisioni, per esempio con una falce al vapore che continua a roteare, e andando a killare tutti gli zombie riprendiamo l'energia, riprendiamo lo scudo, perché allo stesso tempo consumiamo l'energia. Quindi, in poche parole, non fatevela scappare. Anche perché Lynx comunque è il meta per il re mitico, diciamo che comunque è molto comodo utilizzare sia la tempesta di kunai che il fatto che sia un ninja. Insomma, rende la parte dei cristalli e la parte della vita finale molto molto più semplice. E sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 29 febbraio all'una, fino al 4 aprile all'una. Poi il Ranger dell'amor perduto. Vantaggio standard, carburante per il perduto. Le eliminazioni ripristinano 6 di energia per 3 secondi, la durata si azzera con le successive eliminazioni. Il suo vantaggio comandante, identico, però le eliminazioni ripristinano 18 di energia questa volta. E sarà disponibile anch'esso nel negozio dell'evento a partire dal 29 febbraio all'una, fino al 4 aprile. Poi abbiamo nuovamente gli incarichi evento Wargames. Ciascun tipo di simulazione di Wargames offre un incarico non ripetibile, con biglietti evento e uno standardo unico come ricompensa, per sfoggiare gli obiettivi raggiunti. Ecco le sfide della settimana. Baccelli di nebbia, con questo stendardo. Baccelli come il cantante? No, come una schiera di mini boss. Concentrati sui baccelli di nebbia o finirai per farti travolgere da nemici più coriacei. Rocce spaziali, piovono meteore. Una bella pioggia di meteore ti può davvero sconquassare il mondo, o la base, in questa simulazione Wargames. Il rapporto di Stato Casa Base di oggi finisce qua. Premetto che il video comunque io non volevo farcelo, in quanto era veramente breve, non c'è nulla che comunque mi inciti a fare un video. Non è che abbiamo molti argomenti da trattare, inutile che comunque vi dica di farmare quanti più biglietti possibili con le Wargames, perché comunque ci sarà il placeholder dei lama molto presto nella versione 12.20, quindi i lama cambieranno da questo set a un altro set, non sappiamo se è un set nuovo oppure un set di armi che è già stato inserito nel gioco. Per ora la migliore ipotesi comunque è conservarsi i biglietti. Non dedicherò un video per spiegarvi come farmarli, anche perché penso che ormai abbiate capito tutti quanti. Cambia da season a season il modo in cui farmare i biglietti, e in questo caso le Wargames sono il modo migliore, anche perché comunque non investiremo molte risorse, ci basterà preparare un minimo la base oppure sfruttare le vostre abilità degli eroi. Comunque il video l'ho fatto semplicemente per avvertirvi del ritorno di Lynx. Oggi era un video veramente breve, quindi io per oggi vi saluto, ma non temete perché ci vedremo domani. Bella bella! I wish to stop.